Quello che mi si è bruciato nella mia testa è la tolleranza alle cazzate. Ciao ragazzi, qui Walter di nuovo. Allora, spesso le persone mi fermano, mi fanno domande sulla mia vita e sulle esperienze che ho avuto. In uno in particolare, quello degli ictus. Mi dicono: Walter, veramente tu hai avuto due ictus? Sì, ho avuto due ictus e un'operazione al cuore, ho un ombrellino grande così, che praticamente tappa un buco, detta alla tarlucidina. Comunque, grazie a Dio sto bene, ma... E un'altra domanda che mi fanno subito dopo è: tu che hai avuto tante esperienze, che cosa hai imparato da questa esperienza qui? Allora, quando succedono queste cose, l'ictus vuol dire che si bruciano dei neuroni. E io, dato che ne ho avuto due piccoline ictus, ho simboleggiato che fossero due neuroni, ovviamente sono molti di più. E quei neuroni non si riaccenderanno più, però dato che il nostro corpo, il nostro cervello è una macchina meravigliosa, straordinaria, che compensa, quindi la funzionalità di quei neuroni verranno compensati da tutti i neuroni circostanti. Il punto è che quei neuroni però, simboleggiati due neuroni, non si riaccenderanno più. E io li ho associati al fatto che quello che mi si è bruciato nella mia testa è di questi due neuroni sono la tolleranza alle cazzate. Esattamente. Quindi ho pensato che quei due neuroni che sono bruciati erano la tolleranza alle cazzate, alle stupidate, alle cose... alle cazzate, non so usare un altro termine. Perché? Perché basta, insomma. Adesso la vita è troppo corta, ragazzi, per poter stare dietro delle cazzate, a perdere tempo dietro le cazzate. Quindi non voglio più perdere tempo nelle mie cose, esattamente per il motivo per cui io ho fatto determinate scelte nel mio lavoro e anche nella mia vita. Non voglio più perdere tempo e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt con la scadenza. Solo che lo yogurt sopra tu la vedi la scadenza, noi non la sappiamo, ma ce l'abbiamo. Quindi è molto importante non perdere tempo, non perdete i giorni, non perdete le settimane, i mesi e soprattutto non perdete i minuti, perché sono tesoro, sono veramente tutto il tempo è la cosa più importante che noi abbiamo. Quindi non perdetelo nel fare o nel pensare cose che non vi fanno star bene. Quindi tutto parte da qui, cercate di pensare a quello che vi fa star bene, semplicemente, a prescindere da quello che succede fuori. E non state un attimo ancora, un secondo ancora, un'ora ancora, un giorno ancora a star male su un qualcosa che vi è successo. Vi è successo, basta, lasciatelo andare. State, cambiate qui e cambierete qui, soprattutto non perdete tempo. Ok? Vi voglio bene. Ciao ragazzi.